c'è un altro dei mercati, oltre a quello italiano, nonostante le sue difficoltà, un altro mercato molto interessante a livello europeo è quello della Gran Bretagna. Infatti, diciamo, molti di noi si stanno, diciamo, orientando verso quel mercato. Poi c'è a livello mondiale, proprio nello specifico parlo, diciamo, c'è il mercato giapponese, che è un altro mercato interessante. Mentre invece, diciamo, altri mercati, questo per quanto riguarda la connessione alla rete, cioè i sistemi che un po' in tutto il mondo, quando esistono, sono incentivati, diciamo. Ecco, però quello però dell'Inghilterra è un esempio estremamente significativo, perché l'Inghilterra dà un rendimento molto basso, però certo gli investitori si stanno spostando in Inghilterra perché dicono, beh, è vero che io ho un rendimento basso del mio investimento, però è sicurissimo, e quindi stanno andando lì. Ci sono delle certezze, come quelle che qui mancano, nel tempo, sia di tutto l'aspetto burocratico, sia di tutto l'aspetto di incentivazione, per cui ci sono delle certezze, per cui gli investitori vanno lì, e per cui anche noi in qualche modo cerchiamo di e devo dire che stiamo avendo riscontro. A dimostrazione della bontà, diciamo, del nostro prodotto, della bontà della nostra tecnologia, insomma, che spesso su questi aspetti è migliore di altre tecnologie che si possono trovare in giro. Però c'è un altro aspetto interessante che diciamo, si può sviluppare e comunque insomma, si può sviluppare partendo comunque da questi presupposti, che è quello che coinvolge un po', c'è un'area molto più vasta del mondo, che sono gli impianti in isola. La tecnologia è sempre la stessa, però a quel punto lì ci si svincola da problemi di incentivazione, da aspetti di incentivazione e molto spesso anche da tutta una serie di aspetti burocratici legati all'interfacciamento con la rete elettrica. Ci sono vaste aree del mondo che sono poco infrastrutturate, che hanno bisogno di energia e quindi, diciamo, questa è una risposta molto interessante. Sì, il famoso discorso che in molti paesi, diciamo così, sottosviluppati, tanto per sì, ma manca, ma non necessariamente, anche dove manca il collegamento. Dove comunque ci sono delle territori molto estesi, vasti, molto dove estesi. L'infrastruttura avrebbe un costo, ecco, esagerato. Lì non faranno mai la famosa cablatura con dei cavi fisici per portare l'energia da una centrale grossa alla periferia, ma faranno tutti impiantini piccolini distribuiti per il territorio e lì molto facilmente li faranno appunto con fonti rinnovabili, perché economicamente semplicemente sono più convenienti. La cosa sta in piedi, poi soprattutto si evita, diciamo, sta in piedi anche perché attualmente bruciano del gasolio sostanzialmente. Il peggio in assoluto. E quindi, diciamo, c'è tutto un aspetto, diciamo, a parte del costo del combustibile ma anche del trasporto, perché comunque le aree sono vaste comunque anche per il gasolio, insomma. Quindi, diciamo, lì c'è tutto un territorio di sviluppo per queste applicazioni, per queste tecnologie, e diciamo, il poter affrontare, diciamo, un mercato così vasto lo si può fare se ci si struttura, insomma, no? E comunque per la strutturarsi bisogna partire da casa nostra, da quello che c'è più vicino a noi, e quindi da questo tipo di mercato che abbiamo qua, insomma. Però c'è anche questa prospettiva, insomma, che molto interessante, che potrebbe dare ulteriori possibilità di sviluppo a tutta la filiera. Certo, altrimenti ricordiamolo, ma è logico, se non ci andiamo noi andranno i cinesi, i tedeschi, i francesi, quindi noi rimarremo, diciamo, schiavetti, ci rimarranno le briciole, ed è un peccato. Come è successo tante volte, perché quando manca diciamo, una politica industriale, in senso, diciamo, più ampio, se si vuole. Poi alla fine, se la politica industriale la si fa fare, diciamo, solo agli imprenditori e comunque non gli si dà, diciamo, delle certezze e delle regole, non gli si mette nelle condizioni di farlo, poi succede che si perdano, come dire, degli effetti importantissimi di mercato, si perdono degli interi settori dove magari una prima fase ha espresso delle eccellenze, ma poi per queste deficienze sparisci. Vedi l'elettronica, diciamo, più di consumo, vedi la chimica, vedi l'elettromeccanica, più ne ha più ne mettono. Fare un esempio che conosco forse un po' meglio, quello dell'elettromeccanica: avevamo delle aziende che erano l'eccellenza assoluta, no? Negli anni 50, 60, 70, adesso sono tutti di proprietà straniera. La maggior parte della produzione poi è stata portata anche via, cioè non è che almeno fosse rimasta qua la produzione, cioè, è rimasta in minima parte. Buona parte è stata portata via e comunque la proprietà non è più italiana.
Questo è un esempio. Qui stiamo parlando comunque di uno sviluppo ancora migliore, nel senso che stiamo parlando della progettazione, quindi la famosa attività di ricerca e sviluppo, che sono quelle a maggior valore aggiunto, che potrebbero traslarci da un'economia di industria pesante a un'economia di servizi con alta scolarizzazione, alte professionalità. Questo è il tipico esempio della progettazione eolica. Chiaramente se dobbiamo, penso, tendere come sistema Italia, insomma, no? Ma non possiamo prescindere, secondo il mio punto di vista, dalla manifattura. L'industria manifatturiera deve rimanere la nostra, diciamo, caratteristica, e dobbiamo mantenerla, però, diciamo, deve essere ad alto valore aggiunto. Insomma, un settore ad alto valore aggiunto dove si esprime qualità, tecnologia e innovazione, questo è fuori dubbio. Benissimo, benissimo. Allora, la ringrazio e ovviamente in bocca al lupo per la vostra azienda, e cercheremo assieme di portarla avanti nel migliore dei modi. Grazie.